Cari amici, benvenuti all'opera del lunedì. Questa volta vorrei parlarvi di un dipinto dell'Ottocento francese, un'opera di un pittore che forse non dirà molto a molti di noi, e cioè Adolphe William Bouguereau. È un nome forse appunto ben poco noto, però posso garantirvi che è il nome di un artista che nell'Ottocento è stato celebratissimo. Uno dei grandi esponenti, potremmo dire, di quella forma d'arte che è stata poi definita in modo un po' spregiativo pittura pompier, cioè la pittura accademica, diciamo, la pittura leccata, per usare un aggettivo che si usava molto un tempo, oggi non si usa più, per indicare un senso dispregiativo dell'approccio con l'opera. Una pittura perfetta dal punto di vista del disegno e del colore, ma fredda, inespressiva e in definitiva insignificante. Questa è la fama che quel tipo di pittura, di cui Bouguereau è un esponente di primissimo piano, si è portata dietro nei decenni successivi e per tutto il Novecento. Non che questa tesi sia fallace, ma come sempre, ogni tesi è come una medaglia che ha un rovescio. Sì, certamente è vero che Bouguereau era un accademico nel senso più normale e più chiaro della parola. E tuttavia questo accademismo non è privo di un suo significato profondo e di un impatto notevole nella cultura del tempo e ancora oggi. Bouguereau è nato nel 1825 e quindi nell'epoca che poi la storiografia ha chiamato la Belle Époque, era nel pieno della sua maturità. Belle Époque è un'epoca in cui confini non possono essere definiti come su una carta geografica in modo, diciamo, assolutamente circoscritto, però più o meno è quell'epoca che gli storici fanno coincidere con il periodo che comincia subito dopo la guerra franco-prussiana, cioè una breve guerra ma fondamentale nella storia d'Europa, terminata nel 1871 e che in effetti dette origine a un lungo periodo poi di pace in Europa, di benessere, e che in Francia ebbe particolari ricadute in questa gioia di vivere, in questo piacere dell'esistenza, una grossa circolazione monetaria, un grande benessere, naturalmente riservato a classi sociali elevate, però, che con alterne vicende è durato fino alla Prima Guerra Mondiale, quando in effetti il sogno della Belle Époque, cioè quello di una pace universale, di un benessere continuo che non sarebbe mai finito, eccetera, eccetera, naufragò tragicamente, così come era tragicamente naufragato nel 1912, quindi a pochissimo tempo prima della guerra, il Titanic, che fu un po' il simbolo allucinante che dette l'impressione a tutto il mondo che quel progresso infinito, ecco, il Titanic era la nave inaffondabile per antonomasia, è infatti affondata. Questo, naturalmente per carità, però in effetti l'affondamento del Titanic fu avvertito come la crisi del progresso tecnologico inarrestabile e sempre in avanti, che il mondo aveva percepito, la stessa percezione che abbiamo oggi noi, a dire la verità. Pure noi, con tutti il Covid, tutto quello che volete, tutti i disastri, però anche noi abbiamo la percezione che il progresso tecnologico è inarrestabile e ci può portare a risultati meravigliosi per la nostra vita. Sarà così, certamente, anzi è così. Ma se noi, ora, alla luce di queste considerazioni, osserviamo un momento la nascita di Venere di Bouguereau, è un quadro eseguito dall'artista nel 1879, con la sua pienissima maturità e in un momento veramente di belle époque. Beh, insomma, più belle époque di così in questo quadro è evidente a tutti. È già evidentissimo quella capacità del pittore di trasferire nella pittura la dimensione fotografica ormai completamente affermata, in Francia, a Parigi soprattutto, dove operava il fotografo Nadar, insieme con molti altri, che era considerato e è considerato tuttora uno dei più grandi maestri della fotografia, già in grado in quegli anni di fare ritratti fotografici che ancora oggi mantengono un'evidenza mirabile. Bouguereau partecipa a questa cultura. C'è una sua foto, tra l'altro bellissima, di lui nella sua piena maturità, nel suo atelier, dove dietro le sue spalle si vede uno dei celebrati capolavori che dipinse in quel tempo, una bagnante, anche questa un'immagine
in un certo senso spettrale, perché da un lato di un'evidenza, una carnalità, una fisicità, un erotismo spiccatissimo, dall'altro il mare dietro di lei rappresentato come se fosse un fondale veramente cinematografico, di quelli che si usavano per fare le fotografie di viaggi immaginari e cose del genere. Tanto poco naturalistico è il mare e potentissimamente naturalistica la bellissima donna, come la Venere della nascita di Venere, i tritoni e le Nereidi che la affiancano. Sono chiaramente modelli nello studio che il pittore riproduce con una adesione, una calamitazione verso proprio la sfera dell'attrazione sessuale, fisica, in un modo che impressionò moltissimo i contemporanei. E Bouguereau fu accusato ben presto da molti ben pensanti di essere un voyeurista, un pornografo vero e proprio. Un bastardo che col suo talento corrompe il mondo. E questa è una frase che fu pronunciata da un suo detrattore. Incredibile. Cioè, un artista iperaccademico, quindi inserito in un mondo di regolarità, di rispetto, di ossequio alle norme della pittura, ma della società, che viene poi in realtà per le sue stesse virtù artistiche tacciato di deviante in qualche modo, no? di cultore di esplicite forme di quelle che erano considerate allora e tutto sommato pure adesso di deviazione sessuale, specie la pedofilia e il voyeurismo. E effettivamente ci sono alcuni quadri di Bouguereau distribuiti in tutta la sua lunga carriera, perché la sua carriera fu lunga, morì nel 1905, tra l'altro in un momento però di grande declino, gli ultimi anni furono molto declinati. Ma se noi per un attimo riguardiamo alcuni dei suoi capolavori scaglionati nel tempo, no? Per esempio uno dei quadri mitologici suoi più famosi, Il Regno di Bacco, che è un vero e proprio, una vera e propria immagine di una sorta di bordello, diciamo, proprio per usare proprio il termine francese che qualifica un certo tipo di vita della Belle Époque, ben inteso, che di questa tipologia. Prendiamo un'opera giovanile per fare un confronto, un capolavoro potentissimo che è intitolato Uguaglianza di fronte alla morte. Si vede un giovane disteso a terra e un angelo che vola sopra di lui, ispirato chiarissimamente alla pittura del grande Ingres, è vero, che era un po' il maestro neoclassico di tutti i pittori delle generazioni successive. Ma un'opera formidabile, ma in cui in effetti la morbosità sessuale è proprio, si tocca, letteralmente si tocca a fior di pelle. E per non parlare dei quadri delle bambine, delle adolescenti che fecero epoca e impressionarono moltissimo i pubblici del tempo che li guardavano con morbosa ammirazione. C'è un quadro celeberrimo di Bouguereau, La Brocca Rotta, si vede un adolescente con una bambina con un'aria, insomma, certamente accattivante in una certa ottica, con una brocca rotta a terra, e la metafora non è tanto difficile. Per non parlare di un altro quadro fenomenale, una bambina che gioca con un granchio sulla spiaggia, altra immagine di un morboso erotismo davvero inquietante, che poi lui trasferisce anche nella pittura sacra. C'è per esempio la Madre degli Afflitti, un quadro che fu celeberrimo, che insomma basta guardarlo per capire questa sorta di potenza rappresentativa e in qualche modo distorsione mentale, diciamolo pure, ancorché su questo concetto della distorsione tanto ci sarebbe da dire. E poi quella più celebre di tutti, un cupido le cui ali scendono, è vero, a figura intera, scendono a coprire il membro virile. E certamente se c'è un quadro che possa essere tacciato di spinta alla sodomia, come si amava dire a quel tempo, però ecco, morbosamente intesa e nel contempo immacolata come immagine, è quel quadro lì. Insomma, questo pittore è stato in qualche modo un interprete di una transizione epocale che naturalmente non si può certamente solo restringere alla dimensione sessuale, ma in cui però la dimensione sessuale penetra profondissimamente. Ma d'altra parte, facciamo un po' un paragone con i nostri tempi.
L'attenzione alla rappresentazione di determinati aspetti della sfera sessuale è in molte forme artistiche del nostro tempo di nuovo riemerge, certo in modo abissalmente diverso da Bouguereau, però è interessante il confronto. E c'è in nuce l'immagine cinematografica, non c'è niente da fare. È evidentissimo che basta fare un passo oltre e quel tipo di figurazioni saranno le persone che si vedono nel concreto del movimento, dell'arte in movimento, resa possibile dall'elettricità che trasforma tutte le forme di espressione artistica. E io mi sono divertito a citarvi in particolare La naissance de Venus, La nascita di Venere, che è un quadro del 1879, perché mi è venuto in mente che in quell'anno, nel 1879, pare che Thomas Edison realizzasse e immettesse nel commercio la prima lampadina elettrica con la resistenza, è vero, come poi ancora oggi, insomma, sia pure molto modificata, si usano. L'elettricità comincia a penetrare nella fruizione sociale, nella forma della luce, della lampadina che si accende. Questa lampadina che si accende si era accesa evidentemente già nella mente di un pittore come Bouguereau e lo spingeva verso quella che noi poi chiamiamo la modernità e che poi in realtà oggi come oggi è soltanto il passato. È impressionante questo andirivieni tra tradizione e proiezione in avanti. La storia di questo insigne pittore, pieno di contraddizioni, ma anche di una qualità intrinseca fenomenale, ha qualcosa da insegnarci e diciamo, spinge la nostra riflessione anche in abissi in cui non sempre è facile poi orientarsi.